ragazze, da oggi inizio con una nuova serie di video dedicata agli angeli di Victoria's Secret, ovvero le modelle più belle al mondo, almeno secondo me. Io ho scelto le mie preferite, le avete visto nella sigla, ma scrivetemi pure nei commenti se secondo voi ne manca qualcuna, ecco, che meriterebbe dei make-up tutorial di cui insomma vorreste vedere i look ispirati. Ho iniziato con Alessandra Ambrosio, sicuramente davvero una delle più belle, e ecco qui che sto cominciando già a preparare la mia base con fondotinta, correttori, cipria in polvere libera per fissare il tutto, e qui vado a riempire le sopracciglia. Ho usato il set di Essence e mi sono ispirata a un trucco che Alessandra sfoggia per una copertina di Vogue Brasil. Vi metto una foto qui da qualche parte così potete dare un'occhiata. Oltre al primer che ho steso già in precedenza, vado ad applicare un'ulteriore base con questo matitone di Essence, di questo marroncino un po' ambrato, che essendo su tutta la palpebra mobile, e ne porto un po' anche l'attaccatura delle ciglia inferiori. Con un pennello a lingua di gatto mi aiuto, ecco, per andare a sfumare meglio il colore. Dalla Naked 2 inizio con l'avorio, il colore più chiaro, che stendo su tutta la parte restante della palpebra mobile, e passo poi a questo marrone che si abbina perfettamente all'ombretto in crema, cioè oddio, al matitone, ecco, che avevo applicato prima, e quindi lo stendo proprio sopra sfumandolo, quindi prima picchiettandolo con un pennello a lingua di gatto e poi andando a sfumarne i bordi con un pennello da sfumatura. Si tratta di un vero e proprio smokey eye con la parte finale dell'occhio insomma un po' allungata. Stendo nella rima interna un eyeliner nero in gel e realizzo anche una riga d'eyeliner piuttosto con una codina insomma piuttosto lunga. Torno al mio matitone di Essence e lo prendo questa volta con un pennellino a penna per intensificarlo ancora di più all'attaccatura delle ciglia inferiori. E passo poi con un marroncino matte a realizzare questa leggera sfumatura nella piega dell'occhio, perché ecco, lo smokey ancora non mi soddisfaceva abbastanza. Adesso passo al mio duo preferito, ormai lo sapete, sono la I Love Extreme di Essence e il Wonder Lash Maker di Playing Stripes. Quindi applico prima il mascara, poi le fibre e di nuovo il mascara per ottenere questo effetto ciglia finte, ciglia super voluminose e bellissimo. Passo il contouring con questa terra di Wycon, faccio un contouring abbastanza vistoso perché quello di Alessandra insomma lo è come, vado anche a rendere un pochino più sottile il mio nasone. Passiamo al blush, uso un blush rosato e poi il rossetto, che è il Matte Wine di Maybelline, un rosso meraviglioso. Ed ecco qui, il look è già terminato, era veramente semplicissimo da realizzare e alla portata di tutti. Lo trovo un passepartout per tantissime occasioni, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e quale vorreste come prossimo angelo per il prossimo video. Un bacio, alla prossima!